Benvenuti ad una nuova diretta di Review, grazie per esservi collegati, benvenuti in questo spazio che oggi è dedicato nella fattispecie ad un gruppo di ospiti in collegamento con noi, pensate un po', dalla Slovenia. Mi sto riferendo al gruppo della missione Vita e Luce, coordinata e rappresentata dal pastore Davide Casadio, che è un nostro amico, oramai a Review lo conosciamo tutti, anche perché diverse volte insieme a testimonianze e canti ha edificato attraverso la guida dello Spirito Santo tanto le nostre vite. Anche oggi faremo lo stesso, anche in questo tempo di fine settimana, in questo 15 marzo, avremo l'opportunità ancora una volta di intrattenerci spiritualmente parlando intorno alla parola, storie di fede e alla musica che ci connetterà con un messaggio specifico che il Signore invierà ai nostri cuori. Intanto però vi voglio ricordare che stiamo preparando il collegamento già anche con delle testimonianze, con chi in Slovenia sta operando proprio ed è parte della missione Vita e Luce. In questo momento proprio dalla Slovenia avremo l'opportunità anche di lodare il Signore con i tanti aggiornamenti che ascolteremo proprio grazie a questi collegamenti di oggi. Intanto però, ancora come sempre facciamo, vogliamo metterci comodi perché è il momento consueto e atteso del caffè biblico. Buongiorno e buon caffè biblico a voi. Tempo fa mi sono imbattuto in questa notizia di cronaca, un'assoluta chicca. Sentite, Turchia, un uomo scomparso si unisce a un gruppo di ricerca per ritrovare se stesso. Lo so, sembra uno strano gioco di parole, ma in realtà nella mia rassegna stampa quotidiana ho notato questa notizia che è in realtà vera. Sentite, Mr. Benian Mutlu aveva bevuto con gli amici martedì scorso quando si è addentrato in una foresta nella provincia di Bursa in Turchia. Quando non è tornato, la moglie e gli amici hanno allertato le autorità locali e hanno inviato una squadra di ricerca. Mr. Mutlu, 50 anni, nel tornare a casa si è imbattuto nella squadra di ricerca e ha deciso di unirsi a loro pensando di poter aiutare questa persona scomparsa, a trovare questa persona scomparsa. Sentite la parte migliore. Ma quando i membri della squadra di ricerca hanno iniziato a chiamare il suo nome, lui ha risposto: «Sono qui». Allora, non nascondo che la cosa mi ha fatto ridere, però poi mi ha fatto anche molto pensare. Ho pensato al fatto che viviamo un'epoca in cui uomini e donne vivono forti crisi di identità. Certi capisaldi sull'identità, mai abbandonati nei secoli, come per esempio la certezza del genere sessuale o la certezza di essere gli esseri più intelligenti su questa terra, oggi vengono messi in discussione dalla rivoluzione sessuale e dall'intelligenza artificiale, e con la pretesa di sostituirli, cambiarli con invenzioni e principi più moderni, più progrediti. Invece il paesaggio a me appare piuttosto desolato. L'ansia cresce, il lavoro di psicologi e psichiatri aumenta esponenzialmente, spingendo i governi a dare addirittura dei rimborsi economici per accedere proprio ai psicologi. Non mi pare che siamo di fronte a un progresso, se così tante persone iniziano a stare male. Come in tante altre occasioni nella storia, l'uomo in realtà non sa dove sta andando e si perde. E come Mr. Mutlu sembra coinvolto nella ricerca di se stesso. Scendendo nella nostra vita di tutti i giorni, molti di noi possono perdersi nel lavoro, nelle relazioni, nel fare molte cose alla ricerca di se stessi. Io credo sia naturale, difficile scomporre chi siamo da quello che facciamo. Tuttavia, so chi sono oltre il mio lavoro. Devo sapere chi sono oltre i miei titoli, oltre il mio ruolo, i miei successi e i miei insuccessi. E questa è una domanda che ti pongo. Tu sai chi sei al di là del tuo lavoro, dei tuoi titoli, del tuo ruolo, dei successi, dei fallimenti? Nel libro del profeta Isaia, Dio dice a Israele queste parole: «Non temere, perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome. Tu mi appartieni». Ogni uomo e donna su questa terra è posto di fronte a questo bivio.
vivere come una creatura perduta alla ricerca perenne di se stessa, oppure vivere come un figlio, una figlia riscattata, accolta e amata. Oggi il Dio dei cieli ti chiama per nome. Il mio consiglio: fai come Mr. Mutlu, rispondi: sono qui. Dio vi benedica. Ringraziamo Cristian Ani per questa meravigliosa opportunità di spunto. Grazie Padre per come ci consenti sempre, quando si parla di identità è sempre un messaggio che raggiunge il cuore di ognuno di noi, perché è nell'identità, è proprio nella descrizione di sé che ci si può misurare di fronte alla perfetta misura che Cristo ci pone dinanzi, e anche capire a che punto siamo nel nostro percorso con Dio. La ricerca di se stessi è una sfida in cui tutti gli uomini, ogni uomo, ogni donna in questo momento sono calati, anche di quelli che credono di avere già la certezza nella tasca, hanno soprattutto in questo momento il maggiore bisogno di identificarsi nella dipendenza dal Padre, da colui che ci ha creati e ha mandato il suo Figlio per salvarci. La nostra identità rimane in Cristo. Grazie per questo spunto ed è meraviglioso. Come dicevo in apertura, oggi abbiamo un collegamento con un gruppo missionario di Vita e Luce che si è collegato dalla Slovenia e, come già vi accennavo, il nostro rappresentante di questa missione in questo giorno è proprio il nostro carissimo e già conosciuto Pastore Davide Casadio. Vediamo. Eccolo qui, pace e buongiorno Davide. Buongiorno a tutti. Davide, da dove sei collegato? Raccontaci un po'. Slovenia. Ecco, sì, raccontaci un po' cosa state facendo, dove... Bene. Stiamo svolgendo, siamo arrivati giovedì e quindi siamo postati in un hotel per avere una base per poter raggiungere queste anime che hanno bisogno della parola di Dio. Entriamo casa per casa e quindi abbiamo questa possibilità di pregare, di cercare le famiglie, di poter sostenerle anche nel fattore della preghiera, di poter stare con loro. Poi vi spiegherà anche il fratello Henrik Renato, che è missionario, quello che svolgeremo qui, che stanno svolgendo e quello che stiamo svolgendo in questi giorni. Noi staremo fino a domenica, quindi in questi giorni abbiamo raggiunto dei fratelli, delle sorelle, dove ci incontriamo, dove preghiamo, dove cerchiamo di poter raggiungere anche quelle anime che hanno bisogno di salvezza. Quindi abbiamo bisogno di sostegno, di preghiera e soprattutto di far conoscere, portare a conoscenza questa grande realtà dei sinti missionari che vanno in missione da parte dell'Italia con i fratelli che collaborano tutti insieme per poter raggiungere quelle anime, avendo lo scopo di poter portare la parola di Dio, questo come il Signore ci ha mandato e manda i suoi servi: andate per tutto il mondo e predicate, annunciate l'Evangelo. Stiamo facendo quello che il Signore ci comanda, con difficoltà, lasciando le nostre famiglie, venendo qui e dire: Signore, usati di noi, siamo piccoli nelle tue mani, ma dalle cose piccole potresti fare delle cose grandi. E quindi noi sappiamo che Dio ci ama, ama tutto il mondo, ama tutte quelle persone che hanno bisogno di salvezza. Gesù è venuto per salvare il mondo, l'umanità, e quindi a tutte quelle persone che ci stanno ascoltando vogliamo dire che anche se ti trovi in un problema, in una grande difficoltà, ti trovi ai margini, il Signore è lì che oggi ti vuole parlare il tuo cuore attraverso i cantici, le testimonianze dei fratelli che sono con noi in rete. Apriremo delle altre finestre, credo, col fratello Michele. È per me una grande gioia trovarmi in mezzo a voi, in senso nelle vostre case, attraverso parole di vita. Grazie al Signore che abbiamo questo strumento che ci porta nelle case, nei luoghi dove c'è bisogno di ascoltare la parola di Dio e di raggiungere quelle anime che hanno bisogno di essere incoraggiati, essere esortati, essere di coloro che hanno bisogno di una parola. Io cito una parola, di una parola soltanto, se vi ricordate, e il mio servo sarà guarito. Quindi il Signore può dire una parola, può cambiare la situazione, può trasformare le cose, può cambiare i nostri sentimenti, le strade, e Dio si vuole servire di noi oggi, e che Dio ci benedica tutti quanti. Gloria a Dio. Davide, Pastore Davide, come caratteristica, siamo tutti felici anche di pregare per questa
missione che state svolgendo in questo tempo, sappiamo anche il grande bisogno che c'è in quel luogo che avete raggiunto tra i fratelli, Dio vi benedica grandemente nell'incoraggiare, un'attività antica che è quella di incoraggiare i fratelli di diversi posti ed è anche meravigliosamente biblica, quindi vogliamo veramente pregare, ecco, questo è quanto siamo chiamati a fare in questo momento, pregare per le missioni così come si presentano. La caratteristica dei sinti in generale è la musica, posso dirlo, Pastore Davide? Non credo di offendere, è meraviglioso perché la vostra identità passa, la nostra identità di cristiani passa attraverso la musica in generale, ma i sinti hanno una passione per la melodia straordinaria. Non ci credete? Mentre si prepara il nostro carissimo Onic Renato sull'altro dispositivo, io vi propongo un canto attraverso il quale proprio riusciamo, cominciamo un po' ad aprire il nostro cuore. Quindi vi presento Ti darò riposo, canto numero 1. Vengo a te, a supplicarti nuove forze, mi sento stanco ed aggravato, oggi ho bisogno di riposo, Gesù l'hai detto, vieni a me. Col cuore vengo a te, io vengo a te, a supplicarti nuove forze, ho bisogno di te, mi sento stanco ed aggravato, oggi ho bisogno di riposo. Tuo
tuo Dio e ti aiuterò. Tu non aver paura, sono io il tuo Dio e ti aiuterò. Alleluia, gloria al nome del Signore. Grazie per questo canto. Benvenuto al nostro carissimo pastore missionario Enik Renato. Grazie per esserti collegato subito nella tua finestra di spazio. Carissimo pastore, carissimo pastore Enik, ti chiedo molto velocemente, ti passo la parola, se puoi raccontarci che cosa sta accadendo proprio in Slovenia. Tu sei un riferimento proprio locale, se puoi raccontarci il lavoro che state facendo. Prego. Bene, io ringrazio innanzitutto il Signore, logicamente, che ci dà questa grande opportunità di poter far conoscere il lavoro che è stato fatto e che si sta facendo. Dunque, l'opera in Slovenia è iniziata nel 1998 con la collaborazione con il fratello missionario Helt Francesco, che è sempre italiano, e poi abbiamo una collaborazione con i fratelli francesi della Germania, grazie a Dio anche per questo. L'operato è, come ha detto il nostro fratello prima, andiamo per casa in casa, poi abbiamo la sala dove ci adoniamo normalmente per poter parlare del Signore. Il Signore ha detto: andate per il mondo, predicate la mia parola. Io ho 25 anni con i problemi, le difficoltà, impedimenti, però noi siamo la volontà di Dio e quella che noi potiamo esserci qui in Slovenia ancora oggi. Cosa posso dirvi? Le persone bramano della Slovenia, i fratelli, le sorelle, la Chiesa della Slovenia brama quando noi veniamo a portarli il messaggio della parola di Dio. Non è un messaggio nostro, ma è del Signore, perché il Signore ha detto: andate e predicate la mia parola. Non ha detto la parola di un uomo, ma la parola del Signore. Dunque la parola biblica è qualche cosa che ci fa veramente ringraziare Dio. Comunque non ho molte parole, perché sappiamo che abbiamo molti problemi dall'Italia a venire in Slovenia, malattie, quello che però il Signore è sempre stato con noi, non ci abbandona mai. Ancora oggi mi trovo in Slovenia con un gruppo dei fratelli e questo ringrazio Dio. Che il Signore possa benedire il suo operato, che possa benedire ogni persona che parlerà di Lui. Alleluia, gloria al nome del Signore. Grazie per questo impegno, che resta un impegno veramente attivo anche sul territorio. Grazie per quanto vi dedicate a fare. Grazie pastore Enik Renato. Stavo appunto prendendo il canto successivo, il titolo del prossimo canto, che è il canto che si chiama Ti vedo nella prova, intanto che si prepara il nostro carissimo Dani Grisetti, che appunto lo ha scritto. Prego, il secondo canto. Speranza in te, apri il tuo cuore, credi solo.
nel tuo cuore. Quando tu piangi io ti consolo, quando tu soffri io ti soccorro, quando tu cadi io ti rialzo, sono il tuo Dio. Anche se grazie al Signore per la sua vicinanza. E proprio qui abbiamo in collegamento Dani Grisetti, che è uno dei due che ha cantato questo brano. Dacci qualche parola, Dani, grazie per essere qui. Pace, voglio ringraziare Dio prima di tutto per l'opportunità che mi ha dato di poter fare su questa piattaforma. E il fratello De Vita abbiamo fatto questo cantico insieme, perché veramente era un periodo che stavamo passando dei problemi, delle difficoltà, e attraverso questo cantico volevamo arrivare alle famiglie, ai fratelli e alle sorelle che si trovano nei problemi e nelle difficoltà come noi, come un appoggio, un sostegno morale. E vorrei anche ringraziare Dio per il privilegio che sono qua in Slovenia, e voglio ringraziare veramente Dio per il talento che Dio mi ha dato di poter cantare per Lui, e voglio ringraziare anche i fratelli che mi hanno dato questo spazio di poter visitare queste città che hanno bisogno della salvezza, hanno bisogno di Gesù, hanno bisogno di poter essere evangelizzate, hanno bisogno di essere sostenute con la preghiera, con la comunione. Veramente è un privilegio veramente poter visitare questi fratelli che hanno bisogno anche loro di questa salvezza. E c'è una piccola cosa che c'è nel mio cuore, se possibile vorrei fare un piccolo cantico anche in sinto per poter far arrivare quelle famiglie che hanno bisogno. Se mi date questa opportunità, volevo farlo. Certo, assolutamente sì, prego. Me mango tu deve, mi gola ciò deve, de mai frai da nugi, de mai ne voci be. Io so che tu mi ascolti, nuova vita noi chiediamo coi nostri cuori, che tu sei pronto ad ascoltare. Mio Signore, tu sei qui, ti sentiamo con il cuore, la mia gioia sei tu. Mio Signore, sei la mia vita. Gloria a Dio. Alleluia, alleluia. Grazie, caro Dani. Buon proseguimento in questa missione e Dio continui a benedire la tua strumentalità. Sei e siete veramente una grande benedizione. Intanto però chiedo che si collega al nostro carissimo pastore Gianluca Bellinati. Intanto vorrei ricordarvi che siamo in collegamento con il gruppo di missione dalla Slovenia. In questo momento sono proprio i nostri amici di Vita e Luce, la missione Sinti e rappresentati appunto dal nostro carissimo pastore Davide Casadio. Vediamo se il pastore Gianluca Bellinati è collegato. Eccolo qui. Pace e buongiorno. Eccomi. Pace, fratello Michele. Grazie per questo collegamento. Dacci qualche parola. Vogliamo pregare per voi. Prego. Come avete già detto, siamo in Slovenia.
Siamo stati invitati dal fratello Renato, che ci ha condotto con lui in questi luoghi per poter ancora fare visita a queste famiglie di Sinti che abitano qui e sono qui in Slovenia. E c'è questo desiderio nel nostro cuore, quello di poterli raggiungere, poter stare con loro, certamente spartire insieme a loro quello che Dio ha preparato. È una gioia essere qui. C'è un grande lavoro da parte del fratello Renato, da parte del fratello Francesco, che sono tanti anni che vengono qui in Slovenia, sono più di 25 anni che lavorano per il Signore. Sapete, non ci sono tantissime famiglie, ma quelle famiglie che ci sono hanno bisogno della parola di Dio, e fanno parte del nostro popolo e noi siamo legati sicuramente a queste famiglie con un cuore, con un sentimento che viene da parte del Signore, anche se a volte, come diceva il fratello Renato, non è facile venire qui perché ci sono tanti problemi sicuramente, ma Dio ci spinge a venire qui e poter portare un messaggio da parte del Signore, ed è una gioia stare insieme con i fratelli, col fratello Casadio, è una gioia poter essere insieme in questo giorno. Dio ci benedica. Amen, amen. Grazie, grazie carissimo Pastore Gianluca e Dio benedica anche voi in questo continuo. Vorrei, mentre ascoltiamo l'ultimo canto, prima di passare alla parola di Dio, preparare appunto il Pastore Davide Casadio per la parola. Come voi sapete, cari amici, abbiamo a cuore di predicare, quindi sempre uno spazio dedicato alla parola, e proprio dal cuore di questi uomini in missione partirà proprio un messaggio che incoraggerà anche la nostra vita. Intanto però vogliamo ascoltare insieme l'ultimo canto della nostra serie di oggi, ma il canto che introdurrà il messaggio biblico, che si intitola Gesù, tu sei con me nella mia prova. Tu
tu su ne. Ti ringrazio, mio Signore, che sei stato sempre con me. Alleluia, grazie Signore, alleluia. Meraviglioso messaggio che viene dal cuore di uomini e donne che si aprono alla presenza del Signore. Il Signore è con noi nella prova e ci accompagna nel bel mezzo della difficoltà. È meraviglioso scorgere la sicurezza, l'appartenenza a questo meraviglioso Dio, il quale non desidera altro che abbracciarti, recuperarti, salvarti, tirarti fuori da questa circostanza. Quindi se oggi anche tu, come lo scrittore e il cantante di questo brano, hai avvertito la presenza del Signore mentre insieme a Lui abbiamo invocato il nome del Signore in questo momento forse di difficoltà che stai vivendo, bene, insieme a me apriamo il cuore e ascoltiamo la parola così come il Signore l'ha data e l'ha messa sul cuore del nostro carissimo pastore Davide Casadio. Davide, a te la linea. Di nuovo pace a tutti, agli ascoltatori, siamo insieme in rete e crediamo che il Signore vuole raggiungere quei cuori in questo giorno affinché Dio possa benedire quelle anime che hanno bisogno di una parola. Nel Vangelo di Marco 4,35 parla della tempesta sedata, calmata. Quindi Dio ha parlato al mio cuore, avevo tanti testi nel mio cuore, ma Dio mi ha indicato questo testo per qualcuno che oggi magari ha un bisogno particolare nella propria vita, nella propria casa, nella propria famiglia, nel proprio cuore, nella propria situazione, dove si sta trovando. E noi sappiamo che in Gesù c'è la via di uscita oggi. Questo cantico diceva, Devil tu almanza, Signore, tu sei con me. È bello sentirsi dire questa parola che Dio è con me, Dio è con te oggi, vuole benedirti, vuole aiutarti a attraversare quel momento particolare della tua vita e magari hai un bisogno particolare e il Signore conosce il tuo cuore. Nel Vangelo di Marco 4,35, ai capitoli che andremo a leggere insieme, dice: in quello stesso giorno, alla sera, Gesù disse loro: passiamo all'altra riva. E i discepoli, congedata la folla, lo presero così come era nella barca. C'erano delle altre barche con lui ed ecco levarsi una gran bufera di vento che gettava le onde nella barca, tanto che questa già si riempiva. Egli stava dormendo sul guanciale a poppa. I discepoli lo svegliarono e gli dissero: maestro, non ti importa che noi moriamo? Ed egli, svegliato, si sgridò al vento e disse al mare: taci, calmati. Il vento cessò e si fece gran bonaccia. Ed egli disse loro: perché siete così paurosi? Non avete ancora fede? Ed essi furono presi da gran timore, si dicevano gli uni gli altri: chi è dunque costui al quale persino il vento e il mare gli ubbidiscono? Signore, grazie per la tua parola. Nel messaggio di oggi per te è che Gesù ci invita a poter passare all'altra riva. Non ha detto andate, disse passiamo all'altra riva. Quindi non è indicato sulla persona che lei rimane lì, ma va con loro e dice la parola passare insieme, significa che Gesù non l'ha lasciati da soli nella barca. Quindi Signore, noi sappiamo che in questo testo molto importante, conosciuto nella prova dei discepoli, che il Signore invia, perché conosce le situazioni dall'altra riva, conosce che poi c'è stata una liberazione, sappiamo che quando arriva il vento in contrario nelle nostre vite, nelle nostre chiese, nei nostri ministeri, sto parlando anche addirittura ai missionari che delle volte non vedono risultato, voglio dire a tutti i missionari che stanno ascoltando che il Signore ha dato questo mandato speciale di andare per tutto il mondo e di annunciare la salvezza alle anime, ai popoli, affinché le persone che ascoltano la parola di Dio vengano alla luce, alla conoscenza della verità, e la verità stessa è quella che libera, è quella che mette un risultato nelle proprie vite, nelle proprie anime. Ma qua vediamo che Gesù sale con loro sulla barca. I discepoli avevano congedato la folla, lo presero così com'era nella barca, c'erano delle altre barche, ma guarda caso presero proprio quella barca dove i discepoli salirono insieme a Gesù e dove il Signore ordinò con un ordine imperativo, perché noi sappiamo che Gesù è un re e sovrano su ogni cosa, sulla luce, sulle tenebre, sulle potestà, sulle infermità. Oggi se stai attraversando una malattia, Gesù ordina alla malattia oggi di andarsene. Sgrida al vento, non dice calmati soltanto, taci, ma dice
che lo sgridò quel vento, che non è più un vento così che sta arrivando per poter trasportare la barca o le onde così giusto perché è nel mare, ma è un vento insidioso, un vento in contrasto con Gesù, un vento che viene rappresentato dal nemico delle nostre anime, che viene contro ai coloro che stanno lavorando, sono nell'opera di Dio e credono magari che è arrivato, sono al limite, non ce la faccio, mi sento stremato, non ho più le forze, ma Gesù è lì nella barca, è pronto a poter intervenire, è pronto a poter agire, perché il vento quando arriva fa spavento, ma c'è un vento che è più potente del vento che sta arrivando, è il vento dello Spirito Santo, è il simbolo del vento dello Spirito Santo, come diceva per Nicodemo, tu ne odi il rumore, il vento va dove vuole, non sai né da dove viene né da dove va, e così dice colui che è nato dallo Spirito, coloro che sono nati dallo Spirito, dentro di loro hanno questo vento impetuoso dove riempì tutte le case, dove il Signore venne con autorità. Vi ricordate, nella sala di sopra i 120 ricevettero ancora il battesimo, il riempimento, l'attuazione delle promesse di Dio, dove la sala fu riempita e le lingue di fuoco cominciarono a parlare in nuove lingue, lingue dello Spirito. Fratelli, noi abbiamo un linguaggio spirituale, parliamo dell'amore di Dio, della potenza di Dio, dei miracoli, e oggi Dio vuole fare un miracolo anche qui in Slovenia. Dio ha aggiunto attraverso i suoi servi, i quei che sono stati inviati da parte dei fratelli dell'Italia e hanno raggiunto la Slovenia, che la Slovenia si possa convertire, non solo i Sinti e i Rom o chi, ma tutti coloro che ascoltano questo messaggio possa arrivare nel loro cuore, non nelle loro case soltanto, ascoltandolo soltanto, ma che Dio possa parlare nel loro cuore, possa trasformare, perché noi sappiamo che delle volte l'uomo è limitato, ma il suo spirito, la sua parola non è limitata. L'apostolo Paolo era incatenato, diceva, e cito questo testo che diceva che lui era incatenato, ma la parola di Dio non è incatenata. La parola di Dio entra nei cuori, trasforma, cambia, edifica, fa miracoli, cambia le vite, le famiglie vengono travolti dalla potenza dell'ondata della luce di Dio, e dice risorgi dai morti, in Efesini dice risorgi dai morti, perché Cristo ti inonderà di vita. Risorgi però, risorgi Italia, risorgi Slovenia, in tutti i popoli, le nazioni del mondo c'è un risorgere attraverso la potenza della parola, si chiama risveglio. Dio vuole mandare un risveglio negli ultimi tempi, dice che il suo spirito lo spanderà su ogni persona e ogni cuore, profetizzeranno ogni cuore, daranno gloria a Dio, i lattanti, anche se, se diremmo alle persone di stare zitti, le pietre stesse griderebbero, e le pietre sono i figli di Dio che edificano la Chiesa, che oggi noi siamo il corpo di Cristo, cari fratelli, care sorelle. O c'è delle volte il Signore ci manda in quel, ci inoltra in quella tempesta per rinforzare la nostra vita, perché Dio ci prova, Dio ci fa vedere che Lui è con noi nella prova. Dobbiamo apprezzare determinate prove, perché noi vediamo che nelle difficoltà ci aggrappiamo a Dio. Aggrappati alla croce, aggrappati alla parola di Dio, perché Dio è con te, fratello, sorella. Non mollare, perché presto il nostro Redentore verrà e rapirà ciò che è suo. Presto verrà come un ladro nella notte e rapirà la sua chiesa, fratelli. Ma nel frattempo prepariamoci, armiamoci con le armi della parola di Dio, della spada, della preghiera, del digiuno, della veglia e del poter così combattere in ginocchio davanti a Dio, e saremo vincitori, perché noi crediamo nelle promesse di Dio. Vorrei dire alla chiesa del Dio vivente che Dio abita nella sua chiesa. Vorrei dire ai cristiani e alle cristiane che noi siamo gli unti dell'Eterno. Cari fratelli, care sorelle che state ascoltando, che state passando momenti difficili per i vostri figli, per i vostri mariti, per le vostre mogli, per i vostri inconvertiti, credete nel Signor Gesù e sarete salvati voi e la vostra casa, la vostra famiglia. Dio ha delle promesse meravigliose per voi. Non trascurare la tua vita cristiana, non trascurare. So che siamo sempre impegnati per la sopravvivenza, ma fa che anche la tua vita spirituale possa sopravvivere nella parola di Dio. Immergiti nella volontà di Dio. Il Signore dice, calmati, taci, calmati problema, calmati difficoltà, taci nemico, non far del male alla mia chiesa. La chiesa è liberata, la chiesa è stata ancora, è testimonial della vita di Cristo, perché la sposa di Cristo si sta preparando all'incontro con lo sposo. Cari fratelli, care sorelle, non siamo da soli. Gesù disse, passiamo all'altra riva. Se stai passando in una parte,
difficoltosa, Gesù è con te nella prova, nella tua barca, nella tua vita. E la barca è simbolo della nostra vita, del nostro cuore, della nostra famiglia, del nostro problema. Il Signore si carica dei tuoi problemi e della tua vita, perché il Signore è con te anche quando attraverserai le acque, dice in Isaia 43, anche quando attraverserai i fiumi, quando attraverserai il fuoco, quanto è la prova più calda, più tenace, Gesù è con te nella prova. E ti vuole fare uscire oggi, vuole sgridare al vento, al mare, al problema, al nemico, vattene, lascia stare mio figlio, lascia stare mia figlia perché mi sta servendo. E vorrei dire ai cari fratelli che sono missionari, Dio è con voi, fratelli. Dio vi ha dato un mandato. Vogliamo essere degni di questo mandato e di questa chiamata di poter ancora raggiungere tutti i paesi del mondo, di poter dire al mondo stesso che Dio ama il mondo, che ha dato Gesù Cristo sulla croce per i nostri peccati, per dare la libertà agli oppressi, a coloro che sono incatenati, a poter dare la libertà. E così l'oppressore di questo mondo, in questo mondo dice giace il maligno, ma Gesù è venuto proprio per questo mondo affinché noi possiamo trovare la via di uscita. Gesù è la via, la verità e la vita. Nessuno può andare al Padre se non lo fa attraverso di me. Abbiamo fede, fratelli, di poter vincere? Il Signore disse taci, calmati, il vento cessò, si fece gran bonaccia. Quando arriva la calma, che passiamo un problema, una difficoltà, una malattia, o un problema in famiglia, o nella vita personale, l'ansietà, le depressioni, quello che accadono di tutti i giorni nelle vite personali, o nelle chiese, nei ministeri. Il Signore dice che sta sgridando al vento, al mare, taci, calmati. E si fece gran bonaccia. Si è acchietato ogni cosa. Ci fu calma. Noi vogliamo citare quel testo che dice che il Signore combatterà per noi, noi ce ne staremo tranquilli, cari fratelli, care sorelle. Michele, Dio ti benedica per l'incarico che Dio ti ha dato. Cataldo, che Dio ti benedica che hai fatto gli anni oggi. A tutti i fratelli e le sorelle, a tutti i fratelli che vanno in rete, quelli che ascoltano, che sono gli uditori come Maria, ai piedi di Gesù, voglio dire oggi che il Signore è con noi nella nostra barca, è con noi nella nostra vita. Io non vi lascerò, non vi abbandonerò mai. Io sarò con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Ricordatevi che colui che è in voi è più forte di colui che è nel mondo. Voglio dire, fratelli, e gli disse loro, perché siete così paurosi? C'è una paura continua davanti a te. Non metterla nel tuo cuore, ma falla uscire dal tuo cuore, perché Dio vuole darti la via di uscita. Essi furono presi da gran timore e si dicevano gli uni gli altri, chi è dunque costui il quale persino il vento e il mare gli ubbidiscono? Fratelli e sorelle, se il vento e il mare gli ubbidiscono, ci pensate quel problemino che hai tu? Dio lo può far scomparire, può trasformare l'acqua in vino, può liberare ancora. Voi sapete poi quando arrivarono dall'altra riva, ci fu una liberazione di una persona che aveva ricevuto il male e Dio l'ha liberato, aveva sgridato, aveva liberato e fu una testimonianza vivente, perché quell'uomo che fu liberato dal nemico fu un grande testimonial di Cristo, che possiamo essere dei testimoni veraci di coloro che amano, servono il Signore e con fedeltà e con dignità serviamo il nostro Dio. Che Dio ci benedica tutti quanti. Michele, ci fai tu una preghiera se ti senti, amen, fratello. Amen, ho desiderio, amen, di sentire la tua preghiera, amen, con, amen, tutti, amen, i fratelli e le sorelle. Amen. Pace nel Signore. Dio vi benedica. Pace, Pastore Davide. Gloria al nome del Signore. Unisciti a noi in questo momento perché abbiamo proprio tutto quanto il desiderio di pregare il Signore insieme. Quindi se sei tra quelli che hanno in questo momento avvertito la presenza del Signore e vogliono proprio gridare come questi discepoli al Signore nel bel mezzo della tempesta, fallo insieme a me. Alla fine della mia preghiera puoi dire amen, dando conferma a Dio che le mie parole sono le tue e il Signore ascolta il nostro grido. Padre, no, grazie di quanto tu stai concedendo in questo giorno. Grazie, Signore, perché ti sei avvicinato. Oh Signore, quanto valore ha avuto questo gesto, avvicinarsi, ti sei avvicinato alla tua creatura, ti sei avvicinato al bisogno di essa e ancora oggi, Signore, ti sei avvicinato al cuore di quanti ti stanno invocando, ti stanno gridando. Lo hai fatto attraverso il sacrificio del tuo figlio Gesù, hai potuto avere, Signore, accesso attraverso di lui alle nostre vite e noi a te attraverso la sua vita. Grazie, Padre, perché noi possiamo gridare a te in questo giorno e dire Padre, salvaci, oh Signore, in questa tempesta salvaci, salva il cuore di quanti in questo, alleluia, giorno stanno aprendo il loro cuore, le loro grida a te, Signore, in un grande momento di difficoltà. Oh Signore, salvali in modo potente, fa che sia il loro piede posato sulla roccia che è Cristo Gesù. Signore, benedica
benedici la missione che hai affidato ai tuoi figli, benedici Signore in Slovenia, in Italia, in ogni parte si predichi la tua parola, sia Signore portata avanti soltanto per l'unzione del tuo Santo Spirito. Sgrida ogni spirito di religiosità, Padre, nel nome di Gesù, perché abbiamo bisogno di che l'opera tua possa proseguire liberamente così come tu l'hai affidata alle nostre vite. Grazie perché stai operando, stai toccando, stai raggiungendo i cuori, grazie perché continuerai a farlo in modo fattivo, perché questo sei tu, Signore, sei reale, sei vita, sei vivo, sei vero, Signore, parla ai cuori, ascolti, oh Signore, dai, suggerisci azioni, aiuti nelle scelte, guarisci, salvi, battezzi, tu non sei all'opera, non ti sei mai fermato, Padre, e ancora oggi sei lo stesso di ieri e come sarai oggi e lo sarai anche in eterno. Grazie perché veniamo a te nel nome di Gesù, che è benedetto in eterno. Amen, alleluia. Grazie Padre, alleluia. Grazie Pastore Davide, alla prossima. Buon lavoro lì in Slovenia, un abbraccio a tutte quante le famiglie che raggiungerete anche nelle case. Pace del Signore, pace. Io ti benedico. Amen, 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 gloria a Dio. Ringraziamo il Signore per questo spazio, per questo tempo di benedizione alla sua presenza. Noi vi ringraziamo per averci seguito e vi diamo appuntamento, a Dio piacendo, ad una nuova diretta di review nella prossima settimana. Oggi è venerdì, quindi avremo il weekend in cui saremo impegnati in Oggi Insieme e in altri programmi, ma review riprende alle ore 12 di lunedì, a Dio piacendo. Intanto però vogliate ricevere il nostro più caloroso saluto e vi stringiamo forte, con la speranza che continui il Signore ancora ad alimentare questo bisogno e questa attitudine di arresa nelle mani di colui che può fare ogni cosa. Dio vi benedica grandemente, pace e shalom.